Tutti pronti per l'estate? E allora prepariamo la carpetta e andiamo in vacanza! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ciao, benvenuta estate! È cominciata la stagione estiva e quindi siamo pronti per preparare una postazione creativa da portare sempre con noi. Oggi la faremo per i più piccoli, ma ditemi se volete creare la vostra postazione creativa da portare sempre con voi, così io ne creo una anche per gli adulti. Fatemelo sapere qui giù tra i commenti. Prima di iniziare vi dico che dovete venirmi a seguire anche su Instagram, vi aspetto, lo trovate il link qui giù nell'info box, vi aspetto numerosi su Arte per te su Instagram e naturalmente anche su Facebook e naturalmente anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Detto ciò, tutti i link li trovate qua sotto, mi raccomando, trascorriamo l'estate insieme, mi va di preparare oggi con voi una postazione creativa, cioè un bel malloppone di roba pieno di cose atte a sviluppare la creatività, a non fare abbandonare il disegno ai nostri piccolini, ai nostri ragazzi, che sia comoda da portare, perché quando i bambini ci dicono mamma voglio portare i colori, noi ci mettiamo le mani nei capelli, diciamo no, i colori lasciali a casa perché poi li semini per la macchina, li lasci dalla zia, li perdi a mare. E invece da oggi con la nostra postazione creativa vedrete che tutto sarà molto più semplice e creare anche d'estate sarà un grande divertimento. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. E allora eccoci pronti per preparare una bellissima art station per l'estate per i nostri bambini. Cos'è? Una postazione in cui dentro possono trovare tutto quello che serve loro per sperimentare e per sviluppare la loro creatività. E allora cosa ci occorre? Innanzitutto un carpettone come questi, i semplici carpettoni da ufficio, questi qui con l'elastico. Li vendono anche già corredati di anelli interni, se trovate quelli prendeteli già direttamente così, se no niente di più semplice, prendete un vecchio quadernone dei vostri figli con cui hanno fatto scuola e recuperiamo adesso insieme il centro ad anelli. Ci servono anche questi fogli, questi per contenere i vari segmenti della nostra postazione artistica, quindi più fogli avrete, più segmenti, più sezioni potrete creare. Un paio di forbici, un tagliabalza e poi dei feltrini adesivi a strap. Faccio vedere dei bottoncini a strap con una parte che si appiccica sull'altra e poi le due sono adesive, quindi possono essere appiccicate su qualunque superficie. Queste sono utilissime per creare delle pochettine con tieni materiali. Poi ci serviranno delle mollettine piccole, queste in legno, potete usare anche la molletta da bucato grande, vi occuperà semplicemente più spazio, ma poi la funzione è la medesima. Se avrete 4 di queste fate prima, perché sono piccoline e quindi non occupano spazio. E adesso andiamo a valutare quello che voglio inserire all'interno della mia postazione da lavoro. Innanzitutto dei fogli da collage, li vendono sia vellutati che lisci. Io per l'estate li preferisco lisci perché sono appunto, non sono vellutati, che è un tipico materiale invernale, e sono molto 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 carini, guardate che sono belli, tutti colorati, sicuramente potranno servire ai vostri figli per fare tanti bei collage. Ovviamente della carta, io qui dei fogli di carta che può essere da, che possono essere da album, da risma, questo decidete voi, dipende anche dall'età del bambino barra ragazzo. Io ho dei fogli interi, dei fogli quadrati, dei fogli colorati, insomma dei fogli di vari formati e di varie coloriture per far sbizzarrire la sua creatività. Questi poi durante l'estate andranno rimpinguati, ma qua
qualche minuto vorrei fermarmi a parlare dei colori, perché questa è una cosa molto importante per i ragazzi in estate, perché ricordiamoci che i bambini di scuola elementare e di scuola media vengono fuori da un anno molto molto provante per le loro capacità naturalmente, e durante tutto l'anno avranno utilizzato come materiale di scuola principalmente i colori a matita, di cui sono super nauseati a fine anno. Quindi dobbiamo invogliarli a farli ritornare al colore utilizzando qualcosa di comodo, divertente e nuovo. Ho qui tre tipologie di colori che io vi spingo ad avere tutti e tre nella vostra postazione artistica estiva, ma anche uno solo di questi tre andrà bene. Vi faccio vedere gli aquash della Pentel, che sono, già ve ne ho parlato, ma vi devo fare proprio la recensione perché sono meravigliosi, dei colori a cera, quindi magari questo per i più piccolini, ma non solo, perché ora vi dico il perché, dei colori a cera corredati già di vaschettina umidificante, quindi qua si possono passare i colori, qua mettere l'acqua, intingere il pennello e rinvenire il colore, perché questi colori a cera di particolare hanno il fatto di essere acquerellabili, e in dotazione nella confezione, che costa pochissimo, vi metto qua sotto tutti i link, troverete anche un Pentel Aqua Brush, quei pennelli con serbatoio che fanno sì che non abbiate bisogno del bicchiere con l'acqua sempre a disposizione, perché molto spesso in vacanza, magari siete in campagna, non potete portare tanta roba, portate questo, dei fogli di carta, e già vostro figlio può lavorare tranquillamente in autonomia. Io ve li consiglio per i bambini, ma questi colori sono stupendi anche per gli adulti, perché danno degli effetti acquerellati molto belli che vedremo presto in una recensione dedicata al prodotto. Quindi questo è uno di quei prodotti, naturalmente vi faccio vedere Aquash di Pentel perché io collaboro con loro, quindi ho questi in dotazione, ma esistono in commercio anche tantissimi altri colori a cera acquerellati. Questi però io li ho provati e sono molto molto buoni. Poi, altro colore molto particolare che ho trovato, questi li ho comprati proprio a Enzo, infatti sono usati e gli stanno piacendo tantissimo, sono i Noris della Staedtler, e sono dei colori molto particolari perché sono dei colori a cera in penna automatica, quindi questi non vanno temperati, vanno semplicemente svitati così, e piano piano esce la mina, che è lunghissima, quindi è un colore a cera molto lungo, ed è un colore a cera molto estivo, perché avendo la struttura in plastica a proteggerlo non è soggetto a spaccature. L'importante è non uscire troppo la mina, perché se tirate fuori la mina e date un colpo, ovviamente si spacca come tutti i colori a cera, o se vi cadono per terra è possibile che il colore a cera si rompa come tutti i colori a cera. Però sono molto belli, vi dicevo, perché appunto sono non soggetti anche al calore, nel senso che in estate, almeno qui in Sicilia, si arriva ai 40 gradi, quindi molti colori a cera si piegano, si cominciano ad afflosciare un po'. Invece questi, non essendo a contatto con le dita direttamente, continuano a scrivere molto bene. Anche di questi, se vi va, vi farò la recensione, ve li faccio vedere sul campo, e sono anche molto carini perché hanno già l'astuccio in plastichina, che a me piace tantissimo per l'estate, perché è un astuccio comodo che richiede poco spazio e quindi è molto molto comodo. A differenza di quelli, questi però non sono acquerellabili. E poi un altro prodotto che ai ragazzi piace tanto sono i pennarelli, i colori a spirito, che poi ormai non sono più a spirito, i pennarelli. I 68 pen della Stabilo sono ottimi, e per l'estate mi piace tantissimo questa confezione, salva spazio, anche questa molto semplice, ma che all'interno racchiude una gamma colori veramente ampia. In più c'è il borsellino dove all'interno possono essere messi i tools, come la gomma, la matita, per completare quello che può servire. Quindi in un solo astuccio accessoriato con taschina potete portare a mare per esempio un bel po' di colori, e quindi anche questa
è molto molto simpatica come confezione estiva, ma tutti i colori a pennarelli ai bambini piacciono. Ce ne sono anche alcuni acquerellabili, anche quelli sono molto interessanti perché possono racchiudere due tecniche in una, come per esempio qui vi ho presentato i colori a cera. Naturalmente io vi presento un prodotto per, poi voi ampliate le vostre conoscenze cercando su internet. Ma giù nell'info box vi metterò anche gli stabilo pennarello acquerellabili, in modo che possiate trovare tutte le varie combinazioni che più si addicono alla creatività dei vostri ragazzi. In più, un acqua brush è sempre carino averlo con i colori acquerellabili, un paio di forbici nella postazione estiva deve esserci per forza, una matita e una gomma necessariamente, il temperino se non è già in una delle confezioni di colori che acquistate, e ovviamente una penna, ma non una penna qualsiasi. Io ho preso ad Enzo questa, è una penna con 2, 4, 6, 8 colori ed è bellissima perché in un unico accessorio avete 8 colori differenti per poter scrivere, disegnare, particolareggiare un qualcosa. Molto comoda, salva spazio multicolor. Ovviamente lei ci deve essere, la colla stick, e questa è la postazione base. Poi voi potete incrementare con qualunque accessorio, che siano conchiglie, che siano glitter, che sia quello che vi pare, potete comunque aggiungere tutto quello che piace ai vostri bambini. E poi, per agevolarmi nella costruzione della mia postazione, userò anche un biaresivo. Bene, iniziamo a costruire una postazione estiva piena di colore e di creatività. Come prima cosa dobbiamo prendere la parte centrale di questa carpetta ad anelli vecchissima oramai, di cui prenderò solo il dorso. Questo andrà appiccicato qui, ma prima di attaccarlo vorrei leggermente abbellirlo. Innanzitutto lo accorcio nella parte finale. Quindi con un washi tape adesivo io userò questo a righe. Ne contornerò così i bordi, quindi elimino la protezione. Questi washi tape di stoffa adesivi, o potete crearveli da soli guardando il mio tutorial che vi lascio dove c'è la i col pallino, vi sta comparendo proprio adesso, oppure io per esempio questo l'ho preso da Tiger, 2 euro a rocchetto. Ma potete farveli personalizzati in maniera molto semplice seguendo il mio tutorial che vi lascio proprio qui. Apriamo quindi la nostra carpetta, sporchiamo di colla il retro dei nostri anelli e appiccichiamolo. A questo punto eliminiamo l'elastico, anche perché la mia era una carpetta da riciclo e l'elastico era tutto rovinato, quindi lo elimino. Voilà, eliminato, e iniziamo a decorare la carpetta. Carina, no? Se mi conoscete, solo righe. Lo sapete, no? È così, anche perché questa postazione va letta in questa maniera, in orizzontale. Per la chiusura io adesso userò i bottoncini a strap. Prendo un bottone e lo incollo, stacco e metto qua. Prendo un altro bottone e lo attacco qua. Adesso, solo adesso, tiro su la carpetta e faccio aderire perfettamente ai bottoni, così.
e lei sta, non si muove più. Quando voglio aprirla devo fare questo movimento, e quando poi voglio richiuderla mi basterà comunque fare quest'altro movimento, tac, e lei sta messa bene e in posizione. Adesso faremo la stessa cosa per quanto concerne la chiusura. Per aprire adesso mi basterà fare così. I bottoni sono rimasti ben incollati al loro posto. Quando vorrò aprire la mia postazione basterà fare questi semplici strap. Adesso pensiamo all'interno. Prendo i miei fogli, iniziamo a riempirli. Vediamo di cosa. Allora, fogli di carta colorati, io li metto tutti assieme, i fogli di carta, voi decidete se fare una divisione tra fogli di carta e fogli di carta colorati. Quello dei fogli va così, quindi possiamo già inserirlo all'interno della nostra carpetta. Voilà. Ora prepariamo i vani di accoglienza delle altre cose. Inserisco all'interno un cartoncino, qualcosa che protegga. Un po' più in basso, col tagliabalza, pratico un'apertura, così. Tiro in qua i fogli in modo da poter continuare. Perfetto. Ho aperto la tasca in questa maniera. Prendo dello scotch biadesivo, ne prendo un pezzo lungo quanto la larghezza del foglio e con un po' di pazienza faccio aderire la striscia, elimino la pellicola e chiudo la pagina in modo che questa diventi una tasca da cui non fuoriescano i materiali che vado ad inserire. All'interno di questa io inserirei i colori, ok, direi che così va più che bene, e inserisco nella carpetta 1, 2, 3 e 4. Chiudo. Fogli da collage, stessa cosa, metto i miei fogli all'interno di uno di questi fogli di plastica, divido in due l'album, metto dentro, e anche i fogli da collage sono belli e pronti per essere alloggiati nella nostra carpetta. Ultima pagina per me è quella con all'interno tutti gli accessori. Quindi anche qui pratico un taglio superiore che continuo fino a quasi l'esterno. Anche qui scotch sul laterale. Chiudo. Quindi all'interno invece qua inseriamo matita, colla, tempera matite, acqua brush, penna multicolor, forbicine e tutto quello che è disfuso potrebbe servire al nostro bambino. In questa sezione però è necessario aggiungere la bottonatura, quindi ho preparato altri tre strap per non perdere le cose in giro per la carpetta quando durante gli spostamenti, e da questo momento in poi per aprire basterà uno strap e il gioco è fatto.
chiudiamo il tutto e siamo pronti per avere una bellissima estate creativa in una postazione che contenga tutto. Mi sono dimenticata una cosa: le mollettine. Prendiamo 4 mollettine, avendo la possibilità, io le prendo azzurre, che terremo agganciate ai 4 anelli, 1, 2, 3 e 4. Le mollettine serviranno per agganciare il foglio al piano da lavoro, così, e far sì che il foglio magari non voli via se si è all'aperto, ma rimanga attaccato al supporto, in modo che ci si possa anche allontanare qualche minuto dalla postazione senza paura che tutto prenda il volo essendo all'aperto. Quindi ne ho messe 4 perché a seconda dell'intensità del vento potete averne più o meno necessità. Di conseguenza capite bene che si possono usare anche delle normalissime mollette da bucato. Ed ecco qui la nostra estate creativa in una carpetta che serva da postazione artistica. Divertitevi a creare la vostra con quello che riterrete più opportuno per la vostra creatività e la creatività dei vostri piccoli. Potete farla anche per adulti con materiale di più alto lignaggio, diciamo così, e noi ci vediamo subito dopo perché ho ancora qualcosina da dirvi. A dopo! Ed eccola qua, bella e pronta per essere utilizzata. Basta poi aprirla ed è tutto a portata di mano, senza perdere nessun pezzo, avendo anche un bel appoggio solido su cui disegnare, tutto all'interno di una carpetta da trasportare con noi in qualunque situazione. Se questa idea vi è piaciuta, lasciatemi un bel pollice in su, condividetela anche sulle vostre pagine Facebook e basta, che dire, tutti al mare con la nostra carpettona creativa. E noi ci troviamo invece sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Un bacio a tutti e buona estate. Ciao!